cioè per dire, gli Aussie Open paradossalmente sarebbero quasi più probabili che non Akira, perché Sì, loro già nell'Empire sono... sono associati già da un po'. Eh Sì, è sì. vero, è vero, è vero, è vero. E, però, fermo restando che io ho la maglietta di Akira sullo stendino, l'ultima che ha fatto, che sta asciugando per l'evento della Rising Sun del sesto anniversario, quindi comunque sia, ovviamente farebbe felice anche me, però dobbiamo ricordarci sempre che le gerarchie esistono un po' in ogni Ci sono, ambiente, certo. quindi... Ma speriamo, vediamo un attimo. Io invito tutti quanti, ovviamente, che c'è una bellissima intervista fatta da Kira, dal nostro Mandolini, nostro Frank, che c'è stato la settimana scorsa del Last Minute Wrestling Podcast. Ricordiamo, giornalista del Pro Wrestling Illustrated. Invito tutti quanti a recuperarla perché... e anche a recuperare l'intervista che ha fatto questa settimana perché ha intervistato gente di Impact. C'era in una call, c'era Moose, Josh Alexander e Gail Kim, giusto nella stessa call, quindi giusto per far capire, grande nostro Mandolini. Grazie Alexa Bliss, lo so che ci seguivi da parecchio, finalmente ci hai messo questo follow, grazie veramente mille. Buonasera Eddie, ciao. Buonasera, buonasera. Occhio, prof, a non fare come quello che ha confuso Liv Morgan col fake e mandato i Mamma mia, quello ha soldi. perso la casa, quello ha perso la Hai casa, perso la così va casa, bene. esatto. Ecco, questa potrebbe essere una domanda e la giro. Chi vuole parlare? O Marco o Vale? Solo io in Stupid Review non voglio in mezzo ancora Suzuki. L'abbiamo visto fin troppo e vorrei vedere altri. Chi vuole? Invito tutti quanti, ragazzi, ovviamente, che quando parla una persona ci mutiamo così non c'è assolutamente riverbero. Chiunque voglia, o Marco o Vale? Una Vai, Vale, aprile. musicata facciamo, non so. Parto, vado io e che parlavate, mi vedevate con lo sguardo da un'altra parte perché prendevo appunti. In realtà, ecco, in base a quello che un po' sentivo, mi venivano in mente idee e appunto considerazioni da fare. Ho preso alcuni appunti, sono un po' sparsi, spero di potermi mettere quanto più correlati possibile. Allora, cosa mi aspetto? Barra cosa spero è che non sia un evento stile gennaio, quello fatto in prossimità di Wrestle Kingdom, che comunque è stato tanti match da squadre con live, magari se uno è giapponese, magari live ce l'hai perché vivi comunque la realtà, sai chi sono tutti i lottatori, da esterno un po' non tanto. E che altro? Allora, secondo me come data può essere molto interessante invece, a quanto diceva Aldo, perché si svolgerà a giugno, si svolgerà poi settimane prima l'inizio del G1 Climax. E quindi questo può anche voler dire che potrebbe nascere qualcosa, oppure può venire fuori che qualcuno può venire trasportato e portato, chissà, magari il... Altra cosa, il coinvolgere o meno le cinture, dipende quale cinture e chi sono, perché se appunto vediamo Okada contro CM Punk, dubito che magari vince, insieme da butto lì. Però ecco, perché no magari avere qualche incontro titolato, magari cintura di New Japan, può vincere magari qualche età o l'Elite e magari da lì a Wrestle Kingdom qualche tour in Giappone farsi, non so, di FTR magari posso entrare campione ad IWGP aggiungendo altri titoli e farsi qualche tour in Giappone e magari mettere in palio a Wrestle Kingdom o comunque riprenderli là. Poi spero che in questo evento ci saranno comunque nomi diversi da quelli che ho visto negli ultimi mesi nei show americani in Giappone. Tutti ben, però i vari, non so, Juice Robinson, Finley, Tom Lawlor, anche Ishii, però dopo un po' ci vogliono i nomi grossi, ci vogliono, non so, Yokada, Naito, Tanahashi sembra abbastanza confermato con Moxley, magari è il momento che torna Ibushi, deve poi tornare per forza Kenny Omega, questo è il suo evento, per forza deve tornare lui. E magari spero che, in relazione a quello che dicevo prima, può essere magari coinvolto in qualche storia che poi lo porti in Giappone.
è vero per quello che stiamo vedendo, sembra che la storia che lo coinvolgerà è quella con l'elite, cioè, lato l'elite in America, quindi non sembra esserci appigli con il Giappone, però ecco, spero che magari, visto il suo passato, possa lasciare qualcosa che poi lo rivedrà in Giappone. Quindi ecco, mi aspetto comunque che si possano porre le basi per i prossimi mesi, ovvero non solo giugno, appunto, il dato dell'evento, Giovanni Climax e poi fino ad arrivare a Wrestle Kingdom. Ricordiamoci inoltre che, se non sbaglio, la New Japan ha annunciato uno show a Madison Square Garden, poi annullato per il Covid, però ecco, loro volevano tornare e pensano che comunque ci sia ancora volontà di tornare a Madison Square Garden. E chissà che magari possano fare un super show con l'Elite, magari insomma, entro fine anno, comunque nei prossimi mesi. Quindi immagino che questo possa essere un test per vedere un po' il like, la reazione, quanto hanno soltanto i biglietti per qualcosa di grosso poi in futuro. Altre cose, vedevo Suzuki che non lo vogliono combattere, però ecco, mi sembra che anche lui, ho visto un video di Amy Sakura che ha condiviso su Twitter, dove appunto Suzuki si dice molto interessato di questo evento e sembra già fare un nome che viene come bippato, censurato. Suzuki comunque in America tira molto, tira come tirava anche in UK, lui penso che ci sarà, immagino. Altro, vi sto segnando tutti i commenti insomma, che avevo fatto, che avevo segnato, e l'annuncio secondo me è stato fatto in maniera un po' così, perché allora era abbastanza prevedibile, insomma era abbastanza spoilerato che era questo l'annuncio. Sento la New Japan sul palco, appare un stage e non dice mezza parola, interrotto da Cole, che praticamente Cole dà luce e sviluppa tutto l'annuncio. Questo un po' onestamente evitato, perché lo vendi come Tony Khan per l'ennesima volta e finisce un po' così tagliato. Però ecco, chiedo le somme, è un evento che promette bene, ho molte aspettative, però ecco, come stiamo vedendo tutti, ancora sappiamo molto poco, quindi chissà, magari fra settimane sapremo di più e potremo maggiormente delineare e insomma commentare ancora meglio quello che sarà. Però ecco, secondo me è una notizia positiva e ci sono tante storie possibili, soprattutto per il fatto che tanti All Elite in Japan. Il match che ti aspetti di più, Vale? Oltre ovviamente Moxley e Tanahashi, perché è abbastanza sicuro. Io mi aspetto di sono di Kenny Omega e magari chissà i Bushi, forse che entrambi tornano a condividere il ring, o non penso per un match, ma magari qualche storia, qualche cosa che possa fare interazione. Mi aspetto di sono di Omega. Io sono ancora uno di quelli che un po' rimpiango l'Omega del Japan. Mi piaceva molto e il suo taglio netto, lui come degli Young Bucks, tanti altri con il mondo del Japan, un po' mi è dispiaciuto perché l'ho dato in Japan, grazie anche a loro aveva aggiunto. Quindi ecco, spero in qualche modo che possano tornare a contatto questi due mondi. Beh, diciamo il discorso di Omega è abbastanza scontato, dato che a quanto pare sono uscite le notizie che dicevano che non era ancora pronto, o almeno non sarebbe stato pronto per probabilmente un evento di maggio, però già che questo fa fine giugno, accadrà fine giugno e quindi è quasi un mese e mezzo dopo, perché è quasi luglio, già potrebbe essere molto più possibile. Ed è no, magari, poi che si lottare, magari un'apparizione, qualche sì, come ha detto Aldo, così. Io passo la parola a Marco, ma aggiungo anche un'altra cosina. Secondo te, Marco, in questo periodo, dato che l'anno scorso c'era già stato e due anni fa doveva essere fatto ma non è stato fatto per via del Covid, c'è ancora la possibilità che esca un Blood and Guts oppure no? Perché? Perché secondo me questo evento va un po' a bloccare le caviglie di un nuovo Blood and Guts, perché uno sarebbe già dovuto essere annunciato, perché Blood and Guts l'anno scorso è stato fatto il 5 di maggio, quindi già è un po' tardino,
Te che cosa ne pensi? Ovviamente chiedendoti anche sul per quanto riguarda sull'evento The Forbidden Door, perché fino adesso ne abbiamo parlato, ma ancora non avevamo detto come si chiama. Per quanto riguarda Blood and Guts, possono sempre posticiparlo, rimandarlo, rivedere il calendario, e non penso che comporterebbe danni a livello di storyline o di narrazione di quello che vogliono fare. Voglio dire, semplicemente spostano quello che devono fare e fanno un attimino la gestione delle storie, delle match da raccontare più avanti, verso l'autunno magari, perché se questo annuncio ha mischiato le carte in tavola, in realtà poi per noi, perché loro chiaramente già lo sanno e già sanno più o meno cosa dovevano fare. Io penso e spero che sia un po' alla Supercard of Honor e un po' AEW contro New Japan, che ci siano un po' un miscuglio delle due cose. Bisogna vedere che non mi riesci a portare dalla New Japan e quanto vuoi far durare l'evento, perché ci può stare che ci siano i match 5 contro 5 tipici della New Japan, come possono esserci dei risolutori uno contro uno, triple threat, a seconda delle situazioni che si vengono a costruire. Delle esigenze. E mi piacerebbe molto, come ha accennato il buon Vale, vedere gli FTR in corsa per i titoli della New Japan, perché se davvero puntano a diventare il tag team più titolato del mondo del pro wrestling, pochi titoli mancano. New Japan, Impact, poi NWA. Sono tre. Non penso che manchi molto. L'unica cosa che questa collaborazione non deve essere a senso unico come fu con Impact, per cui se vuoi fare una collaborazione con la New Japan deve essere quantomeno equiparato il comportamento la narrazione delle storie che vuoi fare, se vuoi incrociare i due mondi, le partecipazioni dei lottatori nelle due federazioni, chiaramente viaggi, Covid, restrizioni permettendo, perché dicevamo prima che il Giappone è un po' off limit, forse per turismo, perché magari per lavoro con permessi vari per lavoro, mi sembra che non ci sia anche più quarantena, un giorno, due giorni, comunque okay. Sì, per lavoro è proprio pulito. Ok, allora se per lavoro si può fare, che se collaborazione deve essere, se Forbidden Door deve essere aperta, che sia da entrambi i lati, perché con Impact abbiamo visto che è stato interessante dal mio punto di vista, comunque a me è piaciuta la collaborazione tra All Elite e Impact, sebbene sia stata da una parte sola. Quindi questo è l'errore che la All Elite non deve fare un'altra volta, visto che collabori, con tutto il rispetto per Impact, con un pesce un po' più grosso rispetto a Impact, dato che si tratta di della federazione più importante di tutto il Giappone. Bisogna fare attenzione a come ti comporti, anche proprio a livello decisionale, gestionale, di tutto quello che è l'apparato che vuoi costruire. Vuoi fare solo del fanservice o punti a qualcosa a lungo termine, che non significa che esso si fondono come federazione, ma significa che all'occorrenza qualcuno da una parte, qualcuno dall'altra passa attraverso appunto la porta proibita, come ha già fatto Moxley, comunque come già ha fatto Moxley, sta facendo Moxley anche prima, cioè, una volta provato in All Elite, che andava comunque a vincersi titoli anche in New Japan, che continuino però anche lottatori di New Japan a giocarsi titoli in All Elite. Certo, la All Elite ormai è un roster strabordante, che non sanno più dove mettere le persone, però o che si decidono a fare dei tagli e a togliere, dal mio punto di vista, dei ridicoli show che vanno su YouTube, che non penso che guardino tutte queste persone. Posso capire che servano come vetrina per i lottatori, ma 10 match da 3 minuti, con tutto il bene, non so quanto possano far bene anche come esposizione, come farsi conoscere. Per cui la All Elite deve trovare una sua direzione anche dal punto di vista strutturale, sebbene sono 3 anni che sono in attività e la direzione dovresti già averla ben definita. E se vuoi collaborare con altre federazioni, fallo. Ai fan interessa, a noi penso che interessi tutti questo evento che hanno annunciato. Però giocati bene le tue carte, perché comunque già è una federazione che è vista con scetticismo, se non con schifo, da buona parte del fandom del wrestling, e non parlo solo del wrestling web ma anche del wrestling in generale. Per cui se vuoi riportarti un po' di fette di indecisi, di scettici e di dubbiosi, magari datti una struttura, sistema bene, perché il materiale umano, tecnico, atletico ce l'hai,
costruisciti bene tutto e giocati bene queste carte con la New Japan, perché potrebbe essere comunque anche un trampolino di